È arrivata l'università alternativa. Se vuoi laurearti con noi online, il consorzio universitario Ares ti offre un tutor personale, 7 appelli l'anno, ogni 45 giorni, esami sempre in modalità scritta, sede d'esami accreditata MIUR. Ares Consorzio Universitario, il metodo che fa la differenza. A Palermo in via Donizetti 14 e ad Alcamo in via delle Magnolie 21. Quando viaggi, la cosa migliore è perdersi. Ma è quando ci si smarrisce che i progetti lasciano il posto alle sorprese. Ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. Tu goditi il viaggio, al resto pensiamo noi. Assicura Broker di Marco Cottone, le migliori assicurazioni al miglior prezzo. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Cartolibreria Scolasticus, Alcamo, Viale Europa 280, 0924 51 4156. Promozione zaini Invicta e 7, tutto al 50%. Non lasciarteli sfuggire. Scolasticus Alcamo. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
Buongiorno, buongiornissimo, benvenuti oggi in diretta qui su AP Web Radio. Quanto ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo 7 dicembre 2020 e sono esattamente le 10.07 minuti. Sono preparatissimo. State vedendo momentaneamente chi saranno i conduttori di questa trasmissione eccezionale che si intitola Casemo. Segue questa trasmissione, segue la ormai importante, insomma famosissima, insomma, tutto quello che vogliamo, trasmissione di quest'estate che si intitolava Buongiorno Estate, ma siccome l'estate è momentaneamente sospesa insieme al Covid, ci ha sospeso per l'estate, adesso ci aspettiamo l'estate nuova, abbiamo deciso di fare un programma che si intitola Casemo. Casemo perché Casemo? Perché è il modo di dire nostro, tipico siciliano, quando tu chiedi a qualcuno come, come va, tappuas, e lui ti risponde generalmente, che te di, Casemo. Quindi, la puntata e la trasmissione ha proprio questo senso. Ragazzi, voi potete fare le domande, potete fare quello che volete voi, basta che condividete, che giocate insieme a noi, che state, soprattutto quest'oretta, in compagnia nostra. Il format è uguale, cambiano le persone, cambiando le persone cambia tutto, ed è per questo che noi abbiamo in trasmissione oggi e nelle puntate che seguiranno, ladies and gentlemen, Sara Avesse. Ciao Sara. Salve a tutti, a tutti gli ascoltatori di AP Web Radio. Come va Sara? Oggi come stai? Benissimo, grazie. No, come si dice? Come va Sara? Bene, Casemo. Esatto, è proprio quello. Casemo. Abbiamo anche Nadia Abbes. Ma Nadia, ma tu ti chiami come tua sorella? Ma come mai? Buongiorno, certo, siamo sorelle. Scusa, Sara, ti devo chiedere, Nadia. Ti devo chiedere anche questa, va bene. Ti devo chiedere anche, come va oggi? Casemo. C'era una volta Gabriele Grimaldo. Dove è finito Gabriele? Se n'è andato. Gabriele! Ah, eccolo! Gabriele, Casemo! Bella! Grande Gabriele! Buongiorno a tutti, come ragazzi! Come stai, Gabriele? Casemo! Come giusto? Stai? Paolo, come devo stare, Paolo? Non lo so. Guardando te, benissimo. Ah, questa è una dichiarazione di amore. Speriamo che mia moglie non mi segua e dice questo. Chiamala. Ma che chiami? È meglio stare ognuno al suo posto, ecco. Bene, ragazzi. Una cosa, c'hai un colletto uscito qua? Sì, ma tanto non sono in diretta momentaneamente. Ah, grazie. Non sentire. Sì, perché. Esce dell'alto. Ci siamo salutati poco fa. Abbiamo visto tutto per forza. Hai visto che ti guardo io. E allora, ragazzi, come al solito, inizia la puntata con la massima del famosissimo Gino Milazzo, che ringrazio con tutto il cuore. Nel frattempo ringraziamo Girolamo Turano. Siamo in onda su canale 93 del digitale terrestre, il cosiddetto Video Sicilia. Grazie Girolamo. Ottimo. Video Sicilia è un emittente locale che trasmette in tutto il territorio siciliano, una TV che da sempre si è distinta nel panorama dell'emittenza locale e che adesso ha superato i confini provinciali per estendersi in tutta la Sicilia. Video Sicilia è fondata sui principi di serietà, professionalità e qualità grazie ad un team composto da persone che vivono e amano la loro terra. Un gruppo specializzato e motivato che è diventato il punto di forza della TV. Bene, Video Sicilia è, diciamo che è un emittente che ci ha dato la possibilità di essere in tutta la Sicilia e che ringrazierò sempre e per sempre. Botte le sale, stava distruggendo tutte cose. L'importante partecipa. Grazie Girolamo. Quindi Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre. Riprendiamo la fila. La massima di Gino Milazzo. Oggi Gino mi ha mandato una massima molto importante. In realtà di solito mi manda quelle di personaggi famosi. Oggi mi ha mandato una massima di un personaggio super ultra mega famoso. Ed è proprio Gino Milazzo. Sono arrivato, eh? Che salutiamo. Ciao Gino. La vita è come un libro. Quando qualcosa va storto, non chiuderlo.
Volta pagina. Grande Gino, grande Gino. E sulle parole di Gino Milazzo, ragazzi, date la sigla. Come si dice? Casemo. Vabbè, sigla. La sigla, mettete un bel mi piace nella pagina, mettete un mi piace, ragazzi, fate vedere come si mette mi piace così nella pagina, mi nella piace, pagina, mettete un mi piace anche nella tu pagina. Mi piace Arashu, mettete un mi piace nella pagina, ma soprattutto, come si dice, attivate la campanellina. Perché la campanellina? Perché grazie all'attivazione della campanellina avete la possibilità ogni volta che siamo in onda di essere avvisati direttamente da Facebook. Detto questo, patapim patapam, iniziamo subito la puntata di oggi. Cosa diremo, ragazzi? Siete in diretta, come vedete abbiamo una rastrelliera di quattro postazioni. La prima postazione ci sono io, lasciamo stare, che è meglio evitare. Sì. La seconda postazione c'è Grimaudo, Gabriele. Vabbè, noi dobbiamo stare sempre vicini, Gabriele, sì. Ma abbiamo Lino Banff che ci saluta, fammi salutare, certo, da Lino Banff. Certo, disgraziato maledetto. Bene. E poi abbiamo Sara, siete uguali tu e tua sorella, siete ugualissimi. E poi c'è Nadia, grandissima Nadia. Buongiorno. Qualcosa cambia però, la maglietta, e vabbè, si devono distinguere, sono identiche, mannaggia. Complimenti. E come avete visto vi ho messo la luce stile quella lì di Rai 1, quella che è tutta alluciata, così recuperato qualche annetto. Vi piace la cosa? Vi piace? No, così il trucco, diciamo che... Gabriele, tu per favore non parlare, grazie. Bene, detto questo, noi avevamo un piccolo aneddoto che raccontavamo ogni giorno ed era le storie di Accadde Oggi. Accadde Oggi è praticamente un sito web dove potete andare a trovare tutte le notizie in merito alla giornata di oggi, cioè del passato. Cosa è successo? Per esempio, oggi ne abbiamo... Quanto ne abbiamo? Che non siamo in diretta. 7 dicembre 2020. Cosa è successo, per esempio, il 7 dicembre del 1900? Ce lo racconta questo sito Accadde Oggi. Allora, mandiamo il sito Accadde Oggi. Ragazzi, come si fa a mandare il sito Accadde Oggi? Vai con Accadde Oggi. Grazie, preparatissimi. Vai. Lunedì 7 dicembre 2020 la chiesa ricorda Sant'Ambrogio. Il sole sorge alle 7.24, tramonta alle 16.40 e la luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è: il silenzio è d'oro, la parola è d'argento, e si celebra la giornata internazionale dell'aviazione civile. Con accadeoggi.it è il momento dei fatti accaduti in questo giorno nel passato. Nel 1676 veniva pubblicata la notizia della scoperta della velocità della luce da parte dell'astronomo danese Ole Christensen
Enzenromer. Nel 1852, il 7 dicembre era il giorno dei martiri di Belfiore, l'esecuzione della condanna a morte per un primo gruppo di 5 patrioti italiani colpevoli di attività sovversiva contro l'occupazione austriaca a Mantova. Altri 5 vennero giustiziati nei giorni successivi. Nel 1921 si inaugurava l'Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata a Milano da padre Agostino Gemelli. Nel 1926 Karl Munters e Balthasar von Platen brevettavano il primo frigorifero domestico a gas. Nel 1941 avveniva l'attacco giapponese di Pearl Harbor, era la dichiarazione di guerra nipponica a Stati Uniti e Regno Unito, e nel 1958 si inaugurava il primo tratto dell'autostrada del sole da Milano a Parma. La prima auto ad attraversare il casello fu una Fiat 1100. Nel 1987, per la prima volta, un leader sovietico metteva piede sul suolo statunitense dopo anni di guerra fredda tra i due paesi. Era Mikhail Gorbaciov, arrivato a Washington per un vertice di 3 giorni con l'allora presidente Ronald Reagan. 20 anni fa, nel 2000, veniva proclamata a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 54 articoli su valori fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità, cittadinanza e giustizia. E nel 2011 si chiudeva la latitanza di 42 giorni per il rapinatore Max Leitner. Evaso dal carcere di Asti a fine ottobre, veniva arrestato in una villetta in Valpusteria. Ed eccoci allo spazio degli anniversari di nascita. Il 7 dicembre nel 1598 nasceva lo scultore Gian Lorenzo Bernini, nel 1863 il compositore Pietro Mascagni, nel 1936 l'attore e doppiatore Glauco Onorato, nel 1944 il cantante Mino Reitano e nel 1948 l'autore e cantante di Una storia disonesta Stefano Rosso. Sono nati oggi anche i giornalisti e conduttori TV Tony Capuozzo nel 1949 e Gad Lerner nel 1954, il magistrato Ilda Boccassini e il cantante Tom Waits nel 1949, l'attrice Laura Torrisi e la cantante Sara Bareilles nel 1979 e infine il rapper Sfera e Basta, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 7 dicembre 2020, ma vi ricordo che tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate sul sito accaddeoggi.it. E noi ci rivediamo quando? Quando, Sara? Quando ci rivediamo noi? Mercoledì e venerdì. Preparatissima, Gabriele, a che ora? Dalle 10 alle 11 circa, ragazzi. Yes, Nadia, di che cosa parliamo in questa trasmissione? Parliamo di tutto. Di tutto che significa? Di tutto, parliamo di cucina, sia dolce che salata. Parliamo di gossip. Quale preferisci tu? Io dolce, preferisco salata. Tutto. Tutto, lei tutto preferisce, anche io mi piace tutto, hai ragione. Quando si mangia, basta che si mangia, è quello che si mangia. E poi parleremo di cucina, ma non soltanto la cucina tipica siciliana, bensì anche una cucina tipica e molto interessante, che è la cucina araba. Araba. Sì, mi hai sputato tutto il microfono. Vabbè, poi te lo pulisco io. Bene, la cucina araba. Con specialità arabe del Medio Oriente. Mamma mia, che cose interessanti, davvero, davvero. Gabriele, e tu? Ora vogliamo per forza parlare di te. Parliamo di te. E tu, che cosa sei venuto a fare in questa trasmissione? Io ogni tanto te la sono. Ogni tanto te la canto. Ma non si può dire. No, si può dire. Ogni tanto canto qualcosa così, tanto per ricominciare di nuovo da capo. Bravo! Magari per tenere le corde. Allenate, sì. Ma ti devi far ti devi fare anche suggerire. Se vuoi vedere le corde, fammi vedere, aspetta. Ma so anche che tu sei anche un imitatore. Ma di che cosa? Non lo so, imiti. Per esempio, fai il gatto. Hai visto che sei bravissimo! Ah, e che ci vuoi? Fai il cane! Vai! Me, che paura! E poi fai il coccodrillo. Il coccodrillo come fatta? Non c'è nessuno che lo sa. Di solito la metto sempre il suo coccodrillo ai bambini. Non mi ricordavo. Sì, vabbè, facciamo finta che non abbiamo sentito quello che hai detto negli ultimi 20 secondi. Va bene. E continuiamo con la trasmissione.
Ragazzi, io vi ho dato un foglio lì davanti. Vediamo se riusciamo a farvi partecipare. Sì, posso dire che è colorato, è bellissimo. È colorato, è bellissimo. Quali sono i nostri recapiti e contatti? Quali sono? Allora, il telefono della redazione 339-8249-046. Il telefono delle dirette 377-999-3064 per inviarci i vostri messaggi scritti, messaggi vocali e videomessaggi. Grandissima! Poi, durante le dirette, come possono fare a contattarci? Potete messaggiare nella live chat. Esatto! E infatti è questo che stanno facendo per ora. Sì, ragazzi, sì. Siete veramente tanti ad ascoltarci e a seguirci. In particolare salutiamo Pietro Regina. Ciao grande Pietro! Ciao Pietro! Che ci segue da lontano. Ci segue da lontano e dice uella! Pietro! Pietro! Cosa dire di Pietro Regina? Lui è un grande, ragazzi, come quelli che sono qui oggi con me. Perché? Perché ha deciso anche lui di partecipare a questa iniziativa di AP Web Radio and Social TV, la vostra radio. Yes. Come parteciperà? È lui il protagonista, ma è anche lui l'ideatore del programma che si terrà sabato pomeriggio, anzi sabato alle 12:30, che si intitola Casemo. No! Si intitola Il bello, il brutto e il cattivo? C'è il punto interrogativo. È un programma con Pietro Regina, Renato Rocca e il me sottoscritto Paolo Di Bella. Un programma di puro cazzeggio, come si suol dire, in cui si parlerà esclusivamente di argomenti seri ed importanti. Ci saranno molti ospiti di eccezione, come sindaci, giornalisti, chef, personaggi dello spettacolo molto ambiti. Insomma, sicuramente uno spettacolo da non perdere. Grazie Pietro Regina. Avete visto il promo e ne arriveranno altri prima di sabato. Però non è solo lui che ci sta seguendo, perché c'è anche Gabriele Grimaudo che ci dice ciao Pietro. Grazie Gabriele di aver salutato a Pietro. Ma chi è sto Gabriele? Sì, ma non ti interessa. Poi c'è il motore di AP Web Radio. Radio. Che è Diego Blunda. Yeah. Salutiamo Diego. Ciao Diego. Diego Blunda. Poi c'è grazie Diego. Chi è che dice grazie Diego? Qualcuno che ha risposto dice grazie Diego. Grazie Diego. Abbiamo pure Renato Palestra. Agostina Gerardi, la nostra mitica fan. Agostina, uno di questi giorni ti inviteremo qui in trasmissione per farti conoscere, non soltanto per farti mandare i messaggini. Lei è bravissima, è una cuoca eccezionale. Siamo stati ospiti suoi quest'estate e ti devo dire che ci siamo veramente divertiti e appancionati. Poi abbiamo Rosaria Ferrito. Ciao Rosaria. Sara Abbes. Ciao Sara. Ciao Nadia che dice ciao Gino Milazzo, buongiorno a tutti voi, anche noi siamo a Bruca, ciao Gino. Poi c'è ancora Antonella Vitale che dice buongiorno, ciao Antonella. Alessandra Cocchiara, buongiorno ciao a tutti, Alessandra. Ciao. E poi c'è Sara che saluta educatamente tutti i nostri seguaci ascoltatori. Ciao. Benissimo ragazzi. E allora, ma non è solo così che ci possono che ci potete seguire, giusto Nadia? Sì. Come ci possono anche seguire? Allora, intanto sulla pagina Facebook AP Web Radio mettete mi piace e poi il campanellino che vi arriverà la notifica quando saremo in onda. Tintan. E poi su YouTube, yes, sempre AP Web Radio. Sul sito www.apwebradio.it. Sì, sul sito bisogna dire una piccola cosetta. Ragazzi, potete ascoltare le nostre dirette, ma non soltanto. Potete anche ascoltare la nostra programmazione cliccando il triangolino rosso del play che trovate sotto sulla sinistra il logo di AP Web Radio. Vi basta semplicemente cliccare il triangolino e aspettare uno o due secondi che partano la nostra programmazione e sarete in diretta con noi. Bellissimo, bellissimo, questa cosa è eccezionale, bellissimo. Prego Nadia, continua, grazie.
Poi su Twitter, sempre AP Web Radio. Yes. LinkedIn AP Web Radio. Sì. Su Instagram AP Web Radio. Sì. E su TikTok forse. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Siamo ovunque. Per arrivare. Io sono TikTok e tu TikTok. Sì. Ti piace? L'importante è che tu sei TikTok e io non TikTok. No, io non so proprio. Ascolta, io c'ho il TikTok. Benissimo, una cosa importantissima, noi abbiamo anche a disposizione vostra gratuitamente la nostra app. La app si intitola, si chiama chiaramente AP Web Radio ed è scaricabile su tutti i Play Store di Google. Attualmente l'app è utilizzabile e fruibile soltanto per i sistemi Android, per gli iOS ci stiamo lavorando. Dovete soltanto attendere e pazientare ancora qualche annetto. Ah, e dimenticavo, le nostre dirette sì. Sul canale 93 di Video Sicilia. Grande, digitale, questa è una cosa resto. Molto importante. Ringraziamo ancora Girolamo. Quindi, che ci ha avvisato. Chi non ha i telefonini ci può guardare alla TV. Esatto, la televisione, la TV, televisione. Meno male che hanno inventato questa televisione. Meno male sì, perché altrimenti se no come... a te chi ti vedeva, Paolo. Bene, 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 bene. Ragazzi, ancora una cosetta prima di passare al prossimo argomento che sarà l'oroscopo di oggi. Ragazzi, preparatevi l'oroscopo, wow. Preparatevi l'oroscopo. L'oroscopo di oggi, prima volevamo raccontarvi un po' AP Web Radio e cosa faremo nella nostra programmazione. I primi programmi di cui parleremo sono quelli che già stanno andando in onda e che andranno in onda proprio in prima visione. Poi gli altri sono in organizzazione. Prego, Nadia. No, Sara. Prego, ora mi tra Nadia e Sara, mi confondo. Sara, raccontaci un pochettino quelli che sono i programmi di AP Web Radio, prego. Allora, i nostri programmi sono Casemo, giusto? Sì. Con Gabriele Grimaudo. Ma chi? Chi è su Gabriele? Su Callato. Ah, lo conosco. Ho Nadia visto. Abbes. Sì. Paolo Di Bella, che non può mancare. Sì. Jessica Amato, Benedetta Settipani, Gino Milazzo, Fabio Pizzo, Diego Blunda, il mitico Diego Blunda, Renato Rocca e Mariangela Accardo. Yes. E tutti coloro che non vogliono, che vogliono che con noi partecipare, ovviamente. Esatto, come fanno loro a candidarsi per partecipare al programma? Basterà contattare il 377-99-3064 o il 33 98 24 9046 e candidarvi. Yes. Di che cosa si parlerà? Gossip, notizie, cucina, rubriche, interviste, attualità, l'oroscopo e il meteo. Ah, grande, grande, bella giornata oggi. Giornata piena. Sì, sì. Poi quali altri programmi abbiamo? Abbiamo il Wedding Reloaded. Giusto? Yes, Wedding Reloaded. Reloaded. Oh yes. Ricarichiamo gli eventi. Yes. Importante. A comincia a caricare. Con Gaspare Schiavone si parlerà di come stanno cambiando gli eventi a causa purtroppo del Covid-19. Con gli operatori più importanti del settore vedremo di capire meglio come si sta organizzando e tutte le novità per le future stagioni. Yes. Il sabato alle ore 11:15. Poi il bello, il brutto e il cattivo, con Pietro Regina, Renato Rocca e Paolo Di Bella. Un programma di puro cazzeggio, sì. L'abbiamo detto. Scusate il termine. Sì, scusate il termine. Ma noi italiani c'è scritto in vocabolario. No, questo perché Paolo è cattivo lui. In cui si parlerà esclusivamente di argomenti seri ed importanti. Ci saranno molti ospiti di eccezione, tra cui sindaci, giornalisti, chef, personaggi anche dello spettacolo, insomma, da non perdere assolutamente. Tutti i sabati dalle 12:30. L'altro programma sarà A Cura a Spisa Show. Riparte il mitico programma condotto da Diego Blunda e Antonella. O Antonella e Diego, come volete. Vedremo anche quest'anno chi sarà il leader della trasmissione. Di certe importanti novità in collaborazione non ufficiale con Altro Consumo, la rivista nazionale che tutela tutti i consumatori, acquisti, prodotti, procedure per difendere in questo periodo di magra economica. Tutti i sabati alle 16:30. Poi abbiamo l'Effetto Live, la rubrica diventa un programma, dedicata a tutti i cantautori della Sicilia e perché no, di tutto il mondo. Daremo la possibilità ai cantautori autoprodotti di avere un'emittente radio e TV a propria disposizione per farsi ascoltare e per farsi conoscere.
ci stiamo organizzando. Poi parleremo di, ci sarà l'altra trasmissione, I segreti delle tombe, un programma di Giovanna Lucido. Si parlerà di storie, di tombe e dei loro defunti in giro per i cimiteri monumentali della Sicilia. Storie davvero incredibili, sconosciute e conosciute, e cercheremo di capire e di scoprire anche di più. Tutto per non dimenticare. Ci stiamo anche organizzando pure qui. Esatto, grazie Sara. Questi sono soltanto alcuni dei programmi che stanno per partire, più che altro per farvi venire l'acquolina in bocca. Allora Paolo, scusami, volevo salutare due amici miei. Posso? Sì, ma assolutamente sì. Che stanno guardando il video in diretta. Sì. Mauro di Gaetano e Vitalba d'Alcamo. Ti posso salutare? Ma assolutamente, Vitalba si chiama d'Alcamo di cognome. Ciao Picciotti, no, ciao! È di Alcamo. Ah, pure d'Alcamo. Sì, sì, è di Alcamo, è di Alcamo. Capito? È di Alcamo, sì. Non ci interessa. Per no, la privacy. Sta ad Alcamo. L'importante è che sta da qualche parte. Sì, sì. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, Gabriele, raccontaci le novità di questa giornata. Tu hai una notizia che volevi, di cui volevi parlare, giusto? Sì, che notizia è? Come, che notizie? Me l'hai detto poco fa, che mi hai mandato pure il video ieri sera. Ah, ho capito, ma io scherzavo. Come scherzavo? Dai, dai, che tocca a voi. Allora, una bella notizia, diciamo bella. Bella. Che è successo ieri sera? Allora, ieri sera è successa una cosa brutta. Brutta? No, bella. Una cosa bruttissima. Sì. C'è stato un incidente nella statale 113 Alcamo Partinico. Eh già. Un incidente abbastanza gravissimo. Sì. E un creatore, un signore, una creatura, volevo dire, capito? Questa creatura si è preso per di petto, non lo so, qualche 100 pecore. E riammazzate tutte. Tutte morte. Abbiamo un video. Cose che capitano. Però devo dire una cosa, attenzione alla velocità. Bravo Gabriele. Attenzione alla velocità, quando specialmente nella statale, nella strada statale. Uno scorrimento veloce. Lo scorrimento veloce, non dovete correre perché è pericoloso. In autostrada sì, ma statale, scorrimento veloce no. Anche perché ci sono... possono attraversare delle mucche, possono attraversare dei cani. E all'improvviso ti trovi a fare delle scelte per le quali magari non siamo pronti a reagire in maniera così improvvisa, e quindi poi si creano danni. Eh sì, comunque. A volte anche irreversibili, come quello di ieri sera, che le pecorelle purtroppo... Ma la pecora non si mangia a Pasqua. Sì, lui ha anticipato perché si ricongela, capito? Ho capito. Sì, sì. Niente, comunque a parte gli scherzi... Gabriele dice giusto, attenzione quando si cammina per la strada statale, anche perché il limite di velocità è 50. Bravo, è 50. Attenzione, non corriamo. Bene. Gossip, che abbiamo notizie di gossip per caso? No, passiamo avanti. Attenzione. Parliamo di cucina, vediamo se riusciamo. Allora, iniziamo a vedere quali saranno le ricette che ci prepareranno e che avremo la fortuna di assaggiare sia Nadia che Sara. Allora, litigate per chi deve parlare prima, l'importante è che parlate. C'è problema. Vabbè, prima o dopo. Devono parlare, giusto? Certo. Allora, parlerò di cucina araba. Sì. E principalmente del piatto fondamentale che è il couscous. Tutti sappiamo cos'è, credo, ormai è, diciamo, conosciutissimo anche nella nostra Sicilia. Yes. Vi farò poi vedere qualche piatto di couscous che si può fare sia a base di pesce che di carne o di verdure, arricchito con delle spezie particolari proprio tunisine che fanno la differenza, che fanno vero la differenza, Paolo, cioè ti senti proprio nel mondo arabo. Vogliamo anticipare quali sono queste spezie per caso? Allora, sono spezie particolari che vanno poi a secondo del piatto che vai a preparare. Se sono a base di pesce, c'è un tipo di aroma che ci va messo, che si chiama rasa anut. Ma magari qua giustamente non so poi che cos'è. Io conoscevo rasa al gut, che era quello di Batman.
Era l'antagonista di Batman. Io pure conoscevo un rasato. Rosa rasato. Curcuma. La curcuma. E il peperoncino tunisino. Ma allora, dimmi una cosa, ci dirai proprio la ricetta e anche la modalità di preparazione, nonché la possibilità anche di dove trovare e recapitare queste spezie, per caso? Ma si possono recapitare queste spezie, volendo. Si possono recapitare queste spezie. Bene, quindi non mancate, non mancate alle prossime puntate, che oh, è molto interessante la cosa. Molto. Prego, prego, poi. Parlerò di come, magari faremo anche una diretta di come incucciare il couscous. Ma sì, faremo perché i servizi, no? Vengo da te, mangiamo. Sì, non c'è problema. No. Non vedo l'ora, non vedo. A me non mi inviti, Paolo. Ma tu sei a casa tua là. Tutto l'orlo te lo puoi mangiare. Sì, ma te, mi puoi invitare lo stesso. E ti invito, Gabriele. Grazie. Ufficialmente ti invito a mangiare. Magari il couscous. Magari lo porteremo qua in diretta. No, casomai sì, viene sì, di sì, nascosto. Lo portiamo qua, sicuramente. Casomai viene di nascosto, Paolo, capito, Paolo? Non più di quattro persone. Infatti, no, Paolo, è qua noi mascherina. Siamo quattro. E qua mascherina. Noi siamo quattro. A un metro di distanza. Va bene, ok. Covid, vai. Vabbè. Alla prossima couscous, allora. Poi, di che cosa ci parlerai anche? Qualche altra qualche ricetta? Qualche antipastino che è molto pure conosciuto anche qua. E il brick. Che è una sfoglia araba. Sì. Preparata con acqua semplice, e sale e farina. Sì. È molto difficile da fare a casa questa sfoglia. Infatti la vendono anche nei supermercati, questi etnici li puoi trovare. Si chiama brick. Questa all'interno... brick è una pasta sfoglia che poi va all'interno va un ripieno o di carne o a base di pesce, quindi col tonno, patate, uova, prezzemolo e poi tutte le spezie che vanno, e va fritta poi, quindi una cosa abbastanza goduriosa. Mamma mia, cosa questa buonissime. La proverai, Paolo. Mi sta venendo un pititto incredibile. Ci può fare pure la canzone? Brick e trick. Trick e barrack. Sì. Guarda, sei incredibile. E poi. Ma all'interno del brick ci va messo qualcosa? Sì. Se le facciamo a base di pesce, possiamo andare a mettere del tonno oppure dei gamberetti con le patate, le uova, sì, il prezzemolo e le spezie varie che vanno messe. Arrotolato o fatto a portafoglio e poi va fritto in abbondante olio. Quindi questo già è un antipastino che potremmo andare ad abbinare col couscous. Ottimo, buonissimo. A me piace a portafoglio. Ti piace a portafoglio? Sì. Nel senso che è cara, dai, una perché ricetta quando, cara. Quando tu rompi. Che rompi, il Gabriele! Quando tagli il brick. Sì, quando ti spriscono. Ti escono i piccioli. Poi possiamo parlare. Possiamo hai capito? Anche... Wow, delle salsette tipiche tunisine. Sì, tipo fai un esempio che mi sta venendo alla fame. Che si chiama salad meshouia. Bellissimo, questo poi vedremo anche come si significa arrostito, cioè nel senso che vanno arrostiti dei peperoni, pomodori e poi va tutto frullato. Sì, e odore spettacolare, piccante. E giustamente con va servito con le uova bollite sopra. Mamma mia! Insomma, con delle olive. Bello piccante, ottimo. Paolo. All'entrata e all'uscita. Questo potevi capire com'è, eh? Sì. E va mangiato con il pane arabo. Con il pane arabo, che è? Che possiamo fare e condire anche col kebab. Io già mi fermassi a gioco. Mamma mia, fermati, come fermati. Sto il kebab! Non lo dovevi dire! Il kebab, però. Insomma, parleremo di tutto questo. Oltre che alla cucina salata, di cui già stiamo. È piccante, mamma mia, che fame. Parleremo anche dei dolciumi. Ma sono. Sì. Ma hai pure qualche ricetta di dolciume tipico arabo, per sì, esempio? Ci sono. Sì, si può fare. Mamma c'è, mia. Qualche dolce arabo c'è. Sì, e di che cosa? Allora, ci sono i magrud. Che è un dolce fatto con la semola di couscous. Yes. E poi il ripieno è, che sono datteri tutti macinati con la frutta secca. Loro vanno molto di mandorle, sì. Usano molto le mandorle, la frutta secca. Ma lo capite che bontà, ma poi che va bontà fritto, poi fritto, va fritto, sì. E poi va messo nel miele. Buonissimo. Si può fare anche questi con per la dieta brick. Questi per la dieta sono eccezionali. Con la pasta brick che tu vai a fare anche il ripieno salato, puoi fare il ripieno di dolce.
insomma, ne vedremo delle buone. Comunque assaggerai tutto, Paolo, assaggerai tutti i tipi di... Allora, sarai il primo. Ho fatto bene, sarai a fare la dieta. Bravo. Così ora posso reingrassare. Gabriele, scusa. Allora ci mettiamo di nuovo in cammino. Ci rimettiamo in carreggiata per diventare nuovamente dei... Vabbè. Sto scherzando, la salute è importante, perché si dice bene: mente sana in corpore sano. Quindi bisogna alimentarsi nella maniera giusta, anche per far fronte a tutte le intemperie e agli imprevisti della vita. Detto questo, ragazzi, volevo mandare in esclusiva, prima di parlare di altri dolciumi, volevo mandare in esclusiva la promo del programma di Casemo di sabato, perché Fabio ieri sera mi ha mandato questo suo contributo RVM video che io ho, diciamo, montato, e volevo soltanto condividerlo insieme a voi. Quindi vediamo se ci riesco a mandarlo, perché non è nemmeno detto. Comunque, proviamoci, vai! Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Casi! Eh sì, proprio così. Siamo qua e vi aspettiamo numerosi ogni sabato mattina alle ore 10. Collegatevi su Happy Web Radio Alcamo in modulazione di frequenza e radiofrequenza sulla pagina Facebook e in internet Happy Web Radio Alcamo, nella nuova trasmissione di Paolo Di Bella Casino. Ci saranno tanti ospiti collegati in streaming e presenti in studio, con i quali discuteremo piacevolmente diverse tematiche di cultura, attualità, gossip, musica e quant'altro, passando assieme una mattinata diversa e sicuramente piacevole. Ce l'auguriamo, vi aspettiamo numerosi, io vi abbraccio e vi saluto affettuosamente a distanza, ce la faremo. Quindi manteniamoci sempre positivi verso il futuro, ovviamente negativi verso il Covid, e ci rivediamo sabato mattina ore 10 su Happy Web Radio Alcamo. Vi aspetto. Ciao ciao! Fantastico Fabio! Grazie per il tuo contributo, Fabio! Lo salutiamo, dai! Ciao Fabio! Salutiamo a Fabio, grazie. Quindi Fabio sarà presente con noi praticamente sabato. Era un po' emozionato, ma... Sì, d'altronde vorrei vedere te, che se non sei pure emozionato. Io? Ma che stai dicendo? Bene. Ok, ritorniamo ai dolciumi tipici. Dolciume. Che c'è, Gabriele? Che è successo? No, stanotte ho sognato. Che hai sognato? Racconta. Dolci. Che dolce hai sognato? Nutella. Mamma mia, come sto? Mamma mia. Buonissimo. E allora ritorniamo nuovamente a riprendere le fila del discorso. Prego, Nadia. Dunque, si parlava di dolciumi tipici arabi. Sì. Un altro dolciume tipico arabo che ci presenterà. Allora, vediamo. Come diceva poco fa Sara, si possono fare le brick pure dolci, non solo salate. Ma con la Nutella, per esempio. Pure. Però tipo il tipico è con i datteri, tutta la frutta secca dentro. E sì, poi va pure fritto e sopra va messa una colata di miele e noccioline. Colata. Niente, colata. Una colata. Una piccola colata. C'era pure Nicolata, ma quello era un amico mio, ma lasciamo. Oh, il microfono è caduto. Comunque. Vabbè. Insomma, Paolo, troppo cose dolci. Troppo bello, ma siamo sotto Natale, ragazzi, ma un dolce tipico natalizio. Siciliano. Sì. C'è? Stiamo pensando ai cuddurette. Ah, perché sono anche arabi le cuddurette. No, dai, è un dolce tipico siciliano. E ora mi arriva che cosa in testa. No, giustamente. Dai. Paolo, mi ma che ci dici, Paolo? Che ci dici arabi e cuddurette? Perché sono troppo curioso di assaggiare la cucina araba. Non è che... Ma quella la assaggerai sicuramente. Vabbè. Le cuddurette! Parliamo delle cuddurette! Che allora, in italiano si chiamano... Uccellati. Preparatissima. Allora, le cuddurette sono un dolce tipico siciliano
è una frolla fatta con un ripieno di fichi secchi o marmellata di fico, frutta secca, scorzetta d'arancio, tutto quello che hai ci metti. Pinole. Cioccolato fondente a pezzettini. Poi li chiudi, ci fai dei taglietti che si intravede il ripieno, li metti in forno, ci fai la glassa e poi zucchierini colorati e poi te lo mangi. La glassa, com'è fatta la glassa? Albume, zucchero a velo. Ah, pasticcera, ti pare che... Mamma mia, mamma mia! Avremo la possibilità di vederli in trasmissione. Certo. Quando? Quando? Prima possibile. Prima possibile. Io faccio l'assaggiatore, l'assaggiatore. Ma si possono fare anche di zuccata, non solo di marmellata di fico. Mamma mia, che cos'è la zuccata? La zuccata, per favore, è una marmellata di... La zucchina lunga, la conosci? Quella verde. Quella lunga d'estate che si fa bollita. Quella verde. Questa, sì. A cucuzza, già. A cucuzza, esatto, Gabriele. Marmellata di zucchata. Siamo poi ci fortunati. Metti sempre le mandorle. Aspetta, che questa è una cosa interessante. Stare veramente in Sicilia, siamo fortunati. Siamo fortunati, è vero. Gabriele, tu un po' meno, ma non ci fa niente, lascia stare. Io fortunato, stare. Tu io... sei fortunato e non lo sai, lascia perdere. Io ero fortunato. Tu sei fortunato, sei diventato Gabriele ora. Sì, ma qui? Chi? DJ Gabri. Io non conosco questo Gabriele, capito? Comunque volevo salutare, se posso, un altro amico mio che ci segue. Bala, Bala, direttamente dal Senegal. Senegal. Mamma mia, ciao. Lo Bala. Salutiamo, guarda. Ciao fratello. È quello che gioca a calcio. Bravissimo, bravissimo. No, è quello che dà a calci. Un grandissimo, grandissimo Bala. Veramente, bravo. Ha lavorato pure nel mio locale. E ora è ritornato in patria? Ora è ritornato a casa sua. Perché il lavoro non c'è. Per ora il lavoro è un a po' magro, sua, ne parleremo, ne parleremo. A casa sua ad Alcamo però, eh. Ho capito? No, sì, a casa sua. No, vabbè, a casa sua in patria, sì, ho detto sì. Io, lascia sì. stare, che certo. L'importante è partecipare. Sì. Bene, quindi hai altre cose da farci venire l'anguolino? Per ora è il periodo natalizio, quindi si parlerà delle Kudured, però si può parlare anche dei pasticcini di mandorle. Ebbene che mangi! Casemo! E quando si mette Casemo. Le fa per tutto il condominio. Hai capito? O buono niente. Non ci dirà così perché lo va a fare ora. È pericolosa, no, è pericolosa. No, li deve per fare. Per tutta la strada, per tutta la strada. No, li deve fare. Comunque, l'importante, come si suol dire, è partecipare. Ragazzi, questa è Casemo. Casemo, come si dice, ragazzi? 1, 2, 3. Casemo! Esatto. Casemo, questo è il programma di AP Web Radio che andrà in onda tutti i lunedì, mercoledì e venerdì ed il sabato per una puntata eccezionale. Ma prima di chiudere la puntata di oggi, che già ci siamo, siamo addirittura di arrivo, prima di chiudere la puntata di oggi volevo che Gabriele ci intonasse a cappella una canzone. Vai Gabriele. Se dentro l'anima sua tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fosse veramente come me, non mi ricordo più. A flebbo ci vuole stamattina. Bravo Gabriele. È stata una cosa improvvisata. Improvvisata, hai preso la il bello palla della diretta, Paolo. Bello della diretta, però Gabriele, cosa faremo noi? Cosa faremo noi? Vediamo ogni se tanto ci riusciamo. Diciamo che stiamo pensando di fare qualche canzoncina con la chitarrina. Si può dire, vero? Certo che si può dire. Paolo mi accompagna all'Impes. Paolo, ma ce la faremo. Ce la faremo. Vediamo un po' ragazzi, come va. Ragazzi, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ringraziamo tutti coloro che sono stati in diretta insieme a noi qui salutiamo, su AP Web Radio e soprattutto su Video Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Salutiamo tutti quelli che ci hanno mandato, ci hanno scritto un messaggio. Ho perso il mouse. Eccolo qua, l'ho ritrovato. E allora, vediamo chi sono tutti questi. Allora, lo metto qua davanti così riesco. Ok. Allora, salutiamo Gino Milazzo. Ciao Gino, Pietro ciao. Regina. Ciao Pietro.
Diego Blunda, Diego. Agostina Gerardi, Rosaria Ferrito, salutiamo ancora Gino Milazzo, l'ho detto due volte, non ci fa niente. Antonella Vitale. Antonella Vitale, continua. Bala, Bala, il nostro Bala. Ciao Bala. Alessandra Cocchiara da Castellammare, ciao. Ah, vabbè, gli altri saranno sicuramente su Video Sicilia. Bene ragazzi, detto questo, noi per oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione. Manderemo come sigla finale la promo per Wedding Reload di sabato prossimo. Non mancate alle 11:15 su AP Web Radio, mentre prima alle 10 ci sarà un ospite con noi importantissimo che è Fabio Pizzo insieme al gruppo di Casemo, per poi passare nel pomeriggio la prima puntata di A Cura alla Spisa. Vi ricordo importantissimo che sabato alle 12:30 ci sarà pure la prima puntata De Il Bello, Il Brutto, Il Cattivo, e questa sera alle 21:30 puntualissimi, mi raccomando, ci sarà il programma di Mirko Blasi, Lenti da Letto. Con un po' di musica ci si può rilassare per riscoprire vecchi brani, per scoprire eventualmente brani che non si conoscevano e anche per vabbè, quello è una cosa che la fate voi, poi se volete raccontarla ce la raccontate, a noi ci fa solo piacere. Paolo, quando sono a letto ti chiamo. Coccolarsi da solo. Ti coccoli quando da solo. Quando siamo a letto. Quando sei a letto. Mirko quando? Blasi da Milano, mi raccomando, non mancate, 21:30 puntualissimi, solo su www.apwebradio.it. Non è in diretta Facebook, ma la troverete in diretta soltanto sulla nostra sul nostro sito, cliccate il triangolino rosso, ammaccate il play e andate e avrete in onda la diretta di Mirko Blasi. Detto questo ragazzi, vado con la sigla. Voi volete salutare? Salutate ragazzi, a chi volete voi? Ciao, ciao a tutti. Salutiamo tutti i nostri fan. Buona settimana. Ciao a tutti, mi raccomando, a mercoledì alle ore 10 ci vediamo sempre su questa rete, a P Web Radio. Yes. Okay. Adesso mandiamo la sigla, Paolo. Al 3? Siamo pronti a mandare la sigla? Sì, vai. 1, 2, 3. Sigla!